Amici del Bardo, ultimo sbusto insieme al set base 2019 di Magic, il miglior gioco al mondo. Se vi va di scoprirlo, in descrizione trovate un link che vi porta allo store locator, che vi permette di individuare il negozio Magic più vicino a casa vostra. Lì vi attende un mazzo di benvenuto, completamente gratuito, per imparare a giocare ed entrare in questo affascinante mondo. Io intanto apro gli ultimi pacchetti sperando di trovare qualche bomba o qualche planeswalker, visto che sin qui non sono saltati fuori. Speriamo di riuscire nel mio intento e guardiamoci insieme qualche carta, perché anche le art di queste straordinarie carte sono fantastiche. Ci sono draghi, valzer, artefatti monolitici, maghi che distruggono artefatti e incantesimi, incantesimi che rimpiccioliscono le creature, stregonerie che fanno scartare carte, c'è di tutto e siamo già all'interno delle carte non comuni. Simbolo argento, abbiamo una stregoneria che crea soldati e li rinforza, uno scavatombe che mi permette di far tornare una carta creatura bersaglio dal mio cimitero, un'enciclopedia, perché il bardo deve sempre in qualche modo restare aggiornato. Vediamo un po', carta mitica o rara. Oh, un Lich, uno zombie 5-5 che costa appena 3 mana neri ed è indistruttibile. Cosa fa? Quando entra nel campo di battaglia ci metto sopra un segnalino, non su di lui ma su un artefatto che controllo. Quando non controllo permanenti con questo segnalino, un segnalino filatterio, devo sacrificare la creatura, quindi devo giocarla assolutamente con degli artefatti, perché se non ci sono artefatti col segnalino il mio Lich se ne va via subito. È una rara particolare, un po' situazionale, però potrebbe trovare gioco nel formato standard, che è quello più immediato da imparare. Seconda bustina, siamo agli sgoccioli, sono rimaste pochissime, le rare le mettiamo qua sopra. Oh, una bella elettrificazione che fa 4 danni in instant, non male. Una resistenza anomala che rinforza una mia creatura e che quando muore torna sul campo di battaglia tappata, interessante. Qui guadagno punti vita e pesco carte, qui abbiamo un ragno, io sono aracnofobico, via via via. Qui una contromagia del blu, che di solito impedisce agli altri di giocare, una creatura interessante rossa, un equipaggiamento che potenzia le mie creature, un super cavaliere e poi un gelo disagevole che indebolisce tutte le carte dei miei avversari e mi fa pescare una carta. Costrizione! Un avversario rivela la sua mano, scegli una carta non terra, non creatura e gliela fai scartare. È una carta interessante e sempre molto utile. Studioso dell'orizzonte, una sfinge. Quando entra nel campo di battaglia, profetizzo 2. Vola, quindi è evasiva. 4 d'attacco, 4 di forza. Costo di mana 6. Non comune, non è una bomba bombissima, però è giocabile. Questo mi piace. Un cavallo! Non è Bojack, è un cavallo, un destriero dello scudo, che non può essere bloccato dalle creature rosse. 2 d'attacco, 3 di difesa, ma soprattutto quando entra nel campo di battaglia o quando diventa bersaglio di una magia o abilità controllata da un avversario, mi fa guadagnare 3 punti vita. Bravo cavallo, mi piaci. Qui abbiamo un elfo esploratore che diventa evasivo, apice del potere, mitica. La miseria costa 10, non la giocherò mai, costosissima. Cosa fa? Esilia le prime 7 carte del tuo grimorio, quindi del mio mazzo. Il simbolo del mitico è questo, quello rosso. Fino alla fine del turno puoi lanciare le carte non terra esiliate in questo modo. Se questa magia è stata lanciata dalla tua mano, aggiungi 10 mana di un qualsiasi colore, che quindi mi serviranno per lanciare quelle magie lì. È una mitica bella potente, però ha un costo di lancio particolarmente proibitivo. È una bella carta da avere, ma non so se è una bella carta da giocare a livello torneistico. Mettiamola qua. Oggi, ho detto, ultimi botti, pochi d'artificio e abbiamo più bustine. Allora, colpo sicuro, potenziamo una mia creatura in attacco.
Qui un arciere che quando entra nel campo di battaglia fa un danno ad un avversario, un ottimo angelo, che potenzia le mie creature, almeno per un turno, le fa attaccare con cautela, quindi senza tappare, quindi rendendomele disponibili anche per la difesa. Un incantesimo, una sibilla che io adoro, perché ha un buon body di difesa a 3 e mi permette di migliorare le mie pescate con l'abilità profetizza. Uno studioso di Tolaria, un umano, un mago 2-3, onesto. Un vampiro neonato, costa appena uno nero, uno 0-3, attacco 0, quindi è praticamente inesistente, però pago 2 e lo tappo e ogni avversario perde un punto vita e io ne guadagno uno. Ha una sua utilità in qualche mazzo che si basa sul guadagnare vita e sugli effetti che si innescano quando questo accade. Squillo di trombe, potenzio le creature attaccanti. Una sentinella elfica che attacca senza tappare. Ed ecco le carte non comuni. Un'ingegnera aerea. Fin tanto che controlla un artefatto, prende più 2 più 0, quindi diventa un 4-4 e vola. Araldo della Fede, l'abbiamo già visto questo nei precedenti sbusti. È un ottimo angelo. Costa 5, è un 4-3, vola. E quando attacca mi fa guadagnare 2 punti vita. Oh, che bello, i cavalli li adoro. Questo costa 2 rossi, quindi si è un po' committed su questo colore. Non può essere neutralizzato, quindi se il blu vuole dire con i suoi counter, con le sue contromagie, no, tu dici sì. Non può essere bloccato dalle creature blu e se paghi un rosso e un incolore, ogni volta che li paghi prende più 1 più 0 fino alla fine del turno. Non ha una grande difesa, ma ha la potenzialità di sbaragliare praticamente qualunque bloccante. E la carta rara è il Chierico Contrito. Io sono convinto che si possa fare un mazzo spiriti. Grazie a M19, lui è uno spirito, ovviamente come vedete è oro quindi rara, costo di mancio basso, è un po' debolino come difesa, visto che c'è un Goblin Chain Wheeler che fa un danno a tutte le creature e Planeswalker e ai giocatori quando entra, ai giocatori avversari, quindi va potenziato, però 2-1, vola, lo esilio e tutte le carte del cimitero di un giocatore bersaglio, cioè lo sacrifico e le esilia tutte le carte del cimitero di un giocatore bersaglio, una abilità secondaria molto molto potente, anche perché ci sono parecchi deck che giocano con le carte che escono dal cimitero. C'è anche una foil qua, è una non comune, setacciare, stregoneria, costo di lancio giusto, pesco 3 carte e poi ne scarto una, perché è foil, perché brilla, sono inserite in maniera casuale nelle bustine, io ne ho trovata una, non è rara, non è mitica, però è comunque bello averla. Ha un valore ovviamente collezionistico un po' più alto delle carte non foil. Abbiamo ancora una bustina, vediamo se salta fuori un Planeswalker. Maga del vento Aviana, voce torturante, orrore infetto, Pegaso corsiere, l'oracolo di Rox, il draghetto azzannatore, la forma spettrale. Cosa fa? Fino a 2 creature bersaglio non possono essere bloccate in questo turno. Un cinghiale irsuto, uno spaventapasseri, un sacerdote dei nani. Oh, entriamo nelle carte non comuni. Un drago vulcanico, vola e rapido, costa 6 ma attacca subito. Il costo di lancio è alto, però ha questa peculiarità. Entra e attacca. Un altro cavallo, stavolta è nero, non l'avevo ancora trovato, non comune, non può essere bloccato dalle creature bianche ed è molto forte perché quando entra nel campo di battaglia le creature controllate dai tuoi avversari prendono meno uno fino alla fine del turno. Quindi se c'è in campo il chierico caput. Per questo vi ho detto che l'uno in difesa è un po' scarsino e bisogna trovare il modo di aumentarlo. Saggia della rivendicazione. Ottima creatura elfica, non molto forte come vedete dalle statistiche, ma quando entra nel campo di battaglia posso distruggere un artefatto o un incantesimo. Oracolo abitante dell'oscurità, carta rara. È un 2-2 con costo 2 di cui uno rosso, uno sciamano goblin, costo onesto, ma qual è l'abilità? Pago uno in colore, sacrifico una creatura, esilio la prima carta del mio grimorio e la posso giocare in questo turno, pagando ovviamente i suoi costi di lancio. Posso giocare una terra solo se potrei giocarne una, quindi bisogna usare l'abilità prima di giocare la terra di turno, se no giri, c'è una terra e te la sei esiliata per niente. Bella, bella questa rara, secondo me
qualche utilità gliela trovo. Ho ancora una bustina, pensavate avessi finito. Dai, 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 un Planeswalker a cipicchia. Vediamo se salta fuori. Maga del vento aviana, voce torturante, orrore infetto, Pegaso corsiere, oracolo, draghetto, guardiano degli ingranaggi, invocare il divino, diminuire, lama assoldata. Queste più o meno le abbiamo già viste anche negli altri sbusti, sono quelle comuni. La driade mi fa sempre comodo. Tunnel d'etere. Incanto creatura, prende più 1 più 0 e non può essere bloccata, quindi andrà sempre a bersaglio. Guardate l'immagine, ti dà proprio l'idea di questo dumbotto, chiamiamolo così, che ti fa saltare fuori dove gli altri non se l'aspettano, arraffi il tesoro e poi scompari. Destriero dei viticci, sto trovando tutti i cavalli, questo è quello verde, è forse il più caro come costo di lancio. Infatti costa 4, di cui 2 verdi, però è un 5-3. È molto forte già di base e ha antimalocchio, quindi non può essere bersagliato da magie o abilità controllate dai miei avversari e non può essere bloccato dalle creature nere. Ottimo. Oh, cos'è questa rara? Un mago umano. Costa 2, di cui uno blu, non è fortissimo, anche lui ha un problema, uno in difesa, però se riesce a stare sul campo di battaglia per un po', dà un vantaggio carte straordinario. Pago 5, quando mi va, non devo neanche tapparlo e pesco due carte. L'abilità è stratosferica. Le statistiche, un bel po' di meno, anche qui bisogna ragionarci su. Ci sono dei mazzi maghi che fanno proprio la tribù dei maghi e questa carta potrebbe inserirsi lì dentro. Ma non disperate, ancora una bustina. Oggi proprio ve l'ho detto che vi do la pazza gioia. Poi per un po' le carte me le studio e cerco di usarle in qualche mazzo e di crearmi il mio stile di gioco. Abbiamo la Sibilla, l'elettrificare, la resistenza anomala, rivitalizzare, il ragnone, anticipare, sfregio infernale, squillo di trombe, ritorno alla natura. Oh, iniziamo con le non comuni. Arciere della punta benefica. Questo non era ancora uscito. 4, uno nero e uno verde a raggiungere, quindi blocca le volanti a tocco letale. Qualsiasi danno che infligge a una creatura è sufficiente a distruggerla, basta un danno. E ogni qualvolta un'altra creatura muore, ogni avversario perde un punto vita. Trombettiere della milizia, l'avevamo già visto. Oh, pietra da macina magica, un artefatto a cui sono legatissimo perché c'era nelle prime edizioni di Magic alle quali giocavo 25 anni fa. Costa 2, quando pago 2 la tappo, un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero le prime due carte del suo grimorio. Quando uno finisce le carte, ha perso. È difficile vincere per macina, ma io sono un amante di questa tipologia. Oh, Sfinge Scrutamento! Questa, la pre-release, che ho giocato qualche giorno fa, mi ha fatto vincere parecchie partite, perché l'ho trovata proprio anche lì. Ogni volta che una creatura con volare attacca, posso pescare una carta. 3-7, volante, rara, costo di lancio importante, però se riesci a stare sul campo di battaglia e hai diverse creature volanti, peschi, 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 alla fine il tuo vantaggio diventa irrecuperabile. Ultimissimo pacchetto della mia scorta, è veramente l'ultimo. Per ora 0 Planeswalker, questa è l'ultima chance di trovarli, vediamo un po'. Draghi, arcieri, angeli, stregonerie, elfi, druidi, chierici nani, cavalieri umani. Siamo alle non comuni. Maga dell'esclusione. Quando entra nel campo di battaglia, fa tornare una creatura bersaglio controllata da un avversario in mano al proprietario. Una terra speciale che rende illimitato il numero di carte che posso tenere in mano. Una contromagia che blocca il casting di una creatura e mi dà una carta, e poi qui, 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 qui. Oh, bella questa rara, la cavaliera impavida, dà più uno a tutti gli altri cavalieri che controllo. E se pago 5, i cavalieri che controllano doppio attacco. Non è un Planeswalker, ma è forte anche lei. 3-4 come statistiche, costo di mana 4, non male. C'è anche la foil, vediamo, 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 vediamo. Sì, è una terra base, una palude che sbrilluccica e comunque mi piace lo stesso. Va bene, direi che abbiamo tirato fuori della bella robetta. Adesso c'è da far girare le meningi e le rotelle per utilizzare al meglio tutte le carte che ho tirato fuori. Sotto nei commenti, se anche voi avete sbustato, fatemi sapere
Quali carte, quali bombe di M19 del set base avete già messo nel vostro raccoglitore?